Alleluia, lode e gloria al Signore sempre, eternamente. E oggi nella lettera ai Romani ci si ricorda che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Cioè una grazia straordinaria, incondizionata, indeterminata, infinita, senza tempo. Cioè proprio una grazia che non ha limiti, assolutamente gratuita, è stata riversata nei nostri cuori. E quello che mi rammarica di quante volte noi, anziché vivere e prendere gusto di questa grazia, di questa benedizione, di questo amore straordinario, questo amore divino che è stato riversato nei nostri cuori, ci fermiamo nel nostro cuore ancora ad ascoltare il gusto delle amarezze, delle situazioni che possono averci ferito, che diventano talmente tanto grandi che non ci fanno più guardare e vivere questa grazia. E lo spirito di menzogna è ancora lì, cerca di ingrandire, di rendere ancora più forte il peso di alcune ferite, che poi tutto sommato davvero poi in tutto d'un botto evaporano, se ne vanno proprio grazie a questa grazia che è stata riversata nei nostri cuori, a questo amore che viene a sanare ogni cosa, che viene a rifare nuovo ogni cosa, che viene davvero a dare un giusto peso, una giusta misura a tutte le situazioni della nostra vita. La grazia è stata questo amore riversato nei nostri cuori. E oggi sarebbe veramente glorioso che ogni fratello potesse prendersi un tempo per gustarsi questa grazia, un tempo per viverla, per consapevolizzarla, per lasciarla fluire, per ci sono mille occasioni, mille modi, mille contesti dove far passare tutto questo, ma bellissimo vedersi un Dio che senza alcuna condizione riversa questo amore, un amore che non è prezzolato, un amore che è un amore totale, che è un amore da Dio, che è un amore di Dio in Cristo Gesù, attraverso quel suo spirito che continua a vivere in noi e a fluire attraverso di noi, e chi più ne ha più ne metta. Ma certo oggi, 3 giugno, dove noi abbiamo aperto in questo mese, il mese del Sacro Cuore di Gesù, certo non vogliamo perdere niente di tutto ciò che ci è stato donato. È come avere un bellissimo pacco regalo e non aprirlo. E oggi apriamolo, prendiamoci un tempo per gustare e vedere quanto è buono il Signore, quanto eterna è la sua misericordia. Una misericordia che non è in un senso astratto, in una bella frase, una misericordia che è un amore totale per te, per me, anche per tutti quelli che noi non riusciamo ad amare, perché noi siamo tutti figli suoi. Quindi oggi buona giornata d'amore, ma di un amore che si vive e che viene a lenire tutte quelle ferite di quelle mancanze d'amore, di quello spirito di orfanezza che tocca la nostra vita, che continuiamo a cercare di andare ad alimentarci ad alcune fonti dove c'è acqua ormai imputridita, quando abbiamo una sorgente piena riversata nei nostri cuori. Anche solo con la fantasia, chiudendo gli occhi, cerchiamo di immaginare questo gesto di Dio che riversa, e ti senti sotto una cascata in un tempo di grande arsura e nei benefici di quest'acqua viva, di questo amore che fa nuove tutte le cose. Buon tempo d'amore, buon tempo di verità, buon tempo di grazia, di benedizione, buon tempo di conoscenza di Dio, di esperienza di Dio, perché tutto questo, se non è oggi,
sarà domani, dopodomani, perché lui non si arrende, perché questo amore continuerà a riversarlo finché ognuno di noi non possa arrivare dove ha preparato una mensa con mille delizie per tutti, perché possiamo gustare e vedere quanto è buono il Signore. Lode e gloria a te, Signore, benedetto tu sei, a te ogni lode, ogni benedizione, sei straordinario e sei davvero nella tua eternità così costante nell'amarci e nel volerci tutti pieni della tua misericordia. Noi non potremo fare nient'altro che lodarti e benedirti e ringraziarti, quello per il quale siamo destinati da qui all'eternità. Lode e gloria a te, Signore.